È scoppiato un nuovo dissing tra Gabriel Rennis ed Elisa Angius. Anche se io e il mio sesto senso siamo sicuri che la storia era per me. Ma detta poco di cuore, no? Ma chi te sei in c***o? Sono volate frecciatine shock. Ma sviluppa del tuo del cervello, vaga, fatta il panico per una storia che mancherà per te. Ovvio. E non voglio vedere i tuoi video imbarazzanti. E per video imbarazzanti intendo quelli dove fermi le ragazzine per strada chiedendoli bacio o schiaffo e palpandoli bene il culo. Questo è il capitolo finale. Sta ragazza vuole sta al centro dell'attenzione. Il dissing che sto per raccontarvi è stato causato dal mio video. Mi imbarazza dire che sono stata con te perché prima non eri così. E mi raccomando, continua a sputare nel piatto dove hai mangiato perché sei la numero uno. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video dedicato al collegio numero 7. È scoppiato un nuovo dissing tra Gabriel Rennis ed Elisa Angius. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. E qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto, gossip, drama e le notizie super super shock sul collegio numero 7. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al collegio numero 7, nuovi dissing super super shock che vi devo raccontare. Infatti non è un déjà vu, è un nuovo video e torniamo a parlare ancora una volta di scontri social. E ovviamente parliamo della nostra coppia con la C maiuscola, Elisa Angius e Gabriel Rennis. Questa coppia ci ha fatto sognare ad occhi aperti durante il collegio numero 7, ma ad un certo punto questo rapporto si è un po' incrinato. Era la fine di dicembre quando Elisa e Gabriel si lasciavano, c'è stato lo scoppio, lo scandalo di questo bacio tra Elisa Angius e Davide Cagnes. Ci sono state tantissime cose in queste ultime settimane piene zeppe di dissing tra ex fidanzati, da una parte Elisa Angius, dall'altra Gabriel Rennis. E proprio qualche giorno fa l'ultimo video che è uscito qua sul mio canale trattava proprio dell'ennesimo dissing tra i due. Infatti se ve lo siete persi ve lo lascio qui nella i di informazioni, anche perché il nostro video di oggi parte proprio da quel famoso video. Ricominciamo il nostro racconto, anche perché dovete sapere una cosa molto importante: il dissing che sto per raccontarvi è stato causato dal mio video. Cos'è? Ebbene sì, le frecciatine tra Gabriel Rennis ed Elisa Angius non sono finite, anzi sono continuate proprio in queste ultime ore. Ma che cosa succede? Beh, noi ci eravamo lasciati con il mio video nel quale parlavamo ampiamente di questo dissing nato da Gabriel Rennis, che ha detto "tanto lo so che ti manco", e tutti hanno pensato che si riferisse alla sua ex fidanzata Elisa Angius. Lei di tutta risposta ha ovviamente replicato su Instagram, ma soprattutto ha fatto una diretta shock che io vi ho mostrato proprio nel video precedente. E fate bene attenzione, perché questa diretta ad un certo punto finisce sotto gli occhi e alle orecchie proprio di Gabriel Rennis, che si sente dire sostanzialmente che Elisa prova imbarazzo nel pensare che ha passato del tempo e che è stata la fidanzata di Gabriel. Quindi capite che le frasi shock dette da Elisa Angius sono arrivate dritte dritte a Gabriel Rennis. Ma come avrà mai reagito l'ex collegiale di fronte a queste frasi shock dette dalla sua ex fidanzata Elisa Angius? Beh, Gabriel di tutta risposta ha deciso di reagire pezzo per pezzo di quella diretta alle parole di Elisa, e questo è il risultato. Guardate. Che ti manco. Diciamo che non è proprio così. Ma detta proprio di cuore, no? Ma chi te sei in c***o? Io mi vergogno, mi imbarazzo proprio queste cose. Raga, questa è matta vera. Raga, ma la sentite?
Cioè, io veramente non ce la posso fare. Adesso voi mi dovete spiegare chi l'ha nominata e chi ha fatto il suo nome. Cioè, voi mi dovete dire una storia mia dove c'è sta scritto Elisa. Raga, a me questa ragazzina mi fa avvelenare quando fa così, per giuro. Capire che si devono un attimino sviluppare il suo cervello. Ma sviluppa del tuo del cervello, vaga, fatter panico per una storia che mancherà per te. Io non la posso fare, ma devo andare a svegliare. Poi raga, un po' dico pure a voi, cioè, ok, io adesso ultimamente sto mantenendo la mia vita, diciamo, privata a livello sentimentale al di fuori dai social, quindi voi siete rimasti tanto indietro, fidatevi. Perciò non capisco perché si deve pensare sempre che io mi rivolga a questa ragazza. Ok, che è l'unica ex che voi conoscete a livello social, raga, perché, ok... Ma non vuol dire, raga, che ogni cosa che scrivo ce la devo avere con questa, raga. Perché no, raga, perché non... Cioè, è proprio, raga, l'ultimo di pensieri mio. Forse io non riesco a spiegarlo. E non capisco perché si debba intromettere in ogni cosa, raga. Sta ragazza vuole sta al centro dell'attenzione, raga, ok? Se vuole sempre sentire al centro e si sente sempre presa in causa. Voi mi dovete spiegare chi ha fatto il nome suo. Che la storia manco era per lei. Se c'hai dubbi, mi scrivi in privato e io t'avrei detto, cara mia, no, non è per te, io non la posso fare. Molto cringe, giuro, molto imbarazzante, io mi vergogno. Se svegliate che io vado a scrivere in privato e gli rispondo alla storia, chi i punti interrogativi PM block. Cioè, raga, ma questa rende conto di che stiamo a parlare, raga, se fa tanta finta matura, poi gli vai a scrivere per capire, perché quando ho visto la storia che ha messo lei ci sono un attimo rimasto. E poi capito, mi blocca pure e se fa la finta matura, Elisa, cresci, dai. E mi raccomando, continua a sputare nel piatto dove hai mangiato perché sei la numero uno. Ok, raga, mo gli abbiamo dato le attenzioni che voleva. Stavolta se si sentirà presa in causa, finalmente per una volta avrà ragione, fa bene. Io quando ho visto sta diretta che mi hanno mannato, non ci ho visto più. Detto questo, un bacio. Non risponderò più a niente a nessuno, quindi se può di quello che gli pare, io ho finito. Come abbiamo capito, Elisa Angius ha forse frainteso le parole di Gabriel Rennis. Lui lo ha detto chiaro e tondo: quel tanto lo so che ti manco non era riferito a te, non esisti solo tu, non ho avuto solo te come ex fidanzata. Quindi ragazzi, di fronte a queste parole non possiamo che credere a Gabriel, cioè evidentemente non era Elisa Angius la destinataria di quella storia. Ma a questo punto ci chiediamo, chi è la fortunata o sfortunata alla quale si riferiva Gabriel Rennis? Non lo sappiamo, è tutto un mistero. Ma arrivati a questo punto, c'è stato poi un momento in cui Gabriel ha detto: ma forse quella che deve maturare sei tu, cara Elisa, anche perché potevi scrivermi privatamente. Ci potevamo sentire privatamente, non si creava tutto questo dramma sui social, che invece poi c'è stato. Bene, di fronte a queste parole, di fronte anche a queste frecciatine, Elisa Angius, secondo voi, è rimasta in silenzio o ha deciso di parlare? Beh, ovviamente stiamo per vedere un video risposta che lo sentite anche voi nell'aria, questo odore di asfalto fresco? Beh, ragazzi, da ambe le parti devo dire che c'è stato un po' di asfaltamento, mettiamola così. Ma appunto, Elisa Angius, cosa ci vorrà dire? Beh, innanzitutto fa chiarezza sull'argomento, possiamo sentirci privatamente oppure no, e fate bene attenzione, parla anche del perché lei abbia deciso di bloccare sui social Gabriel Rennis. A quanto pare non vanno tanto a genio ad Elisa Angius quei video che aveva definito imbarazzanti, in cui Gabriel Rennis dà dei baci a delle sconosciute e fa tante e tante altre cose. Video che forse ad Elisa, beh, fanno un po' rabbrividire, ma sentiamo insieme quello che ha detto proprio lei. Guardate. Capito, me blocca pure e se fa la finta matura, Elisa, cresci, dai. Allora, siamo qua, tornati per la millesima volta, forse. Allora, io devo crescere perché ti ho bloccato. Allora, io ti ho bloccato, e lo dico senza problemi perché non mi sembra una cosa così scandalosa, io ti ho bloccato perché non ti voglio vedere neanche sui social.
non ti voglio sentire e non voglio vedere i tuoi video imbarazzanti. E per video imbarazzanti intendo quelli dove fermi le ragazzine per strada chiedendoli bacio o schiaffo e palpandoli bene il culo, come appunto fosse un antistress. So che non c'entra niente perché io e te non stiamo più assieme per tua fortuna e per mia fortuna. Però non dire a me che devo crescere se poi sei il primo che di maturità non ne dimostra proprio zero, perché se tu vai a fermarmi una ragazzina in giro che non conosci e te la limoni per bene per farci il video e le palpi il culo, capisci che anche da queste cose si vede la maturità, non solo dal fatto che io ti blocco, anzi, il fatto che io ti blocco può benissimo essere semplicemente una cosa normale, perché se io ti blocco è perché non ti voglio sentire, se tu mi hai cercato evidentemente non ti volevo sentire. Fine. E comunque su WhatsApp non eri bloccato, quindi se veramente volevi scrivermi qualcosa senza per forza farci un video e rendere pubblico a tutti, potevi farlo. Comunque, siccome hai citato 10 volte il fatto che io voglio stare al centro dell'attenzione, voglio intromettermi nelle cose che non mi riguardano. Allora, se tu metti una storia, tanto lo so che ti manco, metti pure caso che non fosse stato per me, anche se io e il mio sesto senso siamo sicuri che la storia era per me, però a parte questo. Gli altri è normale che vanno a pensare a me, ok? Perché le persone che ti seguono sanno della nostra storia, se tu metti una storia, tanto lo so che ti manco, un po' di casino lo scateni, perché le persone vanno a pensare, indovina per chi è la storia, vanno a pensare a me, non vanno a pensare ad altre ex che tu hai avuto, è normale, se tu decidi di rendere una cosa pubblica, tanto lo so che ti manco, aspettatelo che le persone vanno a pensare a me, aspettatelo, perché sì, magari non è corretto, ma è anche normale, se tu rendi una relazione pubblica, se noi abbiamo reso una relazione pubblica, è chiaro che gli altri vanno a pensare a me nel momento in cui tu lanci una frecciatina del genere, ok? Poi, cioè, io per quale motivo dovrei intromettermi così a caso senza motivo quando sui social sto sparendo, sto lasciando fare andare via i follower piano piano perché non me ne frega più nulla, giuro, è un po' il mondo dei social, mi ha stancata, letteralmente, cioè... Su Instagram non sto più mettendo assolutamente nulla, se non ogni tanto foto mie e cose così, ma cioè sono proprio sparita, si vede. Poi su TikTok, sì, ok, ci sono, però comunque è un'altra cosa, cioè su Instagram fai le storie parlate, si attivano i social, ecco, non è il mio caso perché io sto letteralmente sparendo, quindi non avrei avuto, diciamo, piacere, non avrei avuto piacere a risponderti o a fare i drama. Ti ripeto, se proprio non volevi rendere la cosa pubblica come fai finta tu, perché in realtà vuoi rendere tutto pubblico, molto di più di quanto gli altri pensino, mi avresti cercato su WhatsApp, perché su WhatsApp non ti ho bloccato, ti ho bloccato su Instagram, perché mi ero stancata di vedere i tuoi video, perché io per video imbarazzanti, come avevo scritto nella storia in cui ti avevo risposto, intendevo quei video dove fermavi le sconosciute e te le limonavi, ok? Cioè, nel senso, a me mi mandavano le persone i tuoi video dove ti baciavi le tipe. A me non mi interessa niente che te le baci, ok? Ma a me interessa la mia reputazione. Capisci che è normale che vado a dire che mi imbarazza dire che sono stata con te? Perché prima non eri così. Infatti inutile anche che mi vai a dire hai sputato nel piatto in cui hai mangiato. No, perché prima tu eri un'altra persona. Ti sei fatto vedere come un'altra persona. Io al collegio mi sono innamorata di te. Ed eri completamente un'altra persona. Cioè, adesso non ce la farei mai innamorarmi di te nuovamente, ok? Quindi, cioè, starò pure sputando nel piatto dove ho mangiato. Però ti assicuro e vi assicuro che all'inizio eri un'altra persona. Cioè, non eri quella che sei adesso, che va a fermare le sconosciute e gli chiede di... Lasciamo perdere. Cioè, tu non capisci che non è un vanto farsi il più possibile numeri di ragazze in un giorno. Cioè, non è un vanto, capisci? A me piacciono i ragazzi diversi da come sei tu adesso. Cioè, letteralmente, anziché essere un vanto, dovresti prenderla come una brutta cosa che hai tu, quella di farti qualsiasi tipa che vedi per strada, anche se fosse un palo, probabilmente. E questo chiaramente non c'entra niente con me, non c'entra niente con noi, ma lo sto mettendo in mezzo perché tu non mi puoi venire a dire che io devo crescere, che sono immatura perché ti ho bloccato, perché io ti ho bloccato per le mie ragioni, anche se non ne avessi, cioè io semplicemente non ti volevo vedere. E non volevo vedere i tuoi video, le tue cose, le tue... Non volevo sentirti proprio tu che mi andavi a dire ma che fai, cioè ma che... All'interno del collegio io quando ho conosciuto Gabriel mi sono innamorata, ok? E si è visto perché io avevo pianto subito. Cioè lui mi è piaciuto da subito, ok? E probabilmente mi sono innamorata subito. Però poi una volta usciti dal collegio piano piano mi sono resa conto che la cosa non era uguale. Perché al collegio forse c'era un'altra situazione, non sapevo come eri fuori da lì. Cioè, e poi piano piano nei mesi si vede come sei fuori da lì. Diciamo che l'hai mostrato bene, ce l'hai fatta. Hai mostrato chi sei realmente ai tuoi follower.
Dici tanto basta rispondere, comunque e stai continuando a rispondere. Io purtroppo non vorrei rispondere, ma non ce la posso fare. Cioè, tu non puoi andare a dire che io sono immatura perché ti ho bloccato. Cioè, è normale che ti blocco. È normale. Per me è normale. Eppure non ne blocco spesso di persone, neanche persone con cui sto, che magari finisce. Non le blocco le persone. A te sì, chiediti perché. Lo abbiamo capito, no? Il messaggio che vuole mandarci Lisa Andrews è molto chiaro. Io ho bloccato Gabriel perché non voglio più vederlo nelle stories. Non voglio neanche più vedere i suoi video che mi continuano ad essere mandati dalle persone in cui bacia ragazzi a caso solo per fare video su TikTok. Questa sostanzialmente è la risposta che Lisa Andrews vuole dare, ma c'è di più, perché lei ha detto: io non ti ho bloccato su WhatsApp, quindi qualora avessi voluto avere un confronto con me ci saremmo potuti sentire ovviamente in chat privata, ma questo non è avvenuto. E sempre a detta di Elisa, pare proprio che Gabriel voglia invece tutto questo hype, tutta questa cosa di buttare sui social gli affaracci loro e insomma far parlare di sé. Questa è sostanzialmente la versione dei fatti di Lisa Andrews e vorrei dire, però insomma, soffermarmi su una frase che ho sentito in questo video appunto pubblicato da Lisa Andrews. Lei ad un certo punto dice: tu Gabriel eri una persona completamente diversa, e questa cosa l'aveva già detta in un'altra storia su Instagram, no? E quello che mi ha lasciato un po' perplesso è proprio questo, cioè Lisa Andrews dice: io mi sono innamorata della persona che ho conosciuto al collegio e che adesso non riconosco più per tutto quello che fa. Gabriel Rennis agli occhi di Lisa Andrews non è più la stessa persona. Sostanzialmente lei dice: sei cambiato, ok? Quello che però un po' stride e stona in tutta questa vicenda è che io ad un certo punto, di fronte a queste parole di Lisa Andrews che dice: tu al collegio eri un'altra persona, ho detto fermi tutti, perché la presentazione di Gabriel Rennis al collegio, non so se la ricordate, ma ci faceva capire che lui insomma era uno sciupa femmine, un Latin lover, anzi ecco, forse il termine giusto è Latin lover, cioè gli piacciono le ragazze, ci prova e ok. Questa era sostanzialmente la presentazione del collegio, cioè tra le tante cose che venivano dette, veniva anche detto che Gabriel, insomma, ama le ragazze. Ok, se Gabriel già durante la presentazione del collegio era una persona che era super attratto dalle ragazze, eccetera, eccetera, come fa ad essere cambiato in questo momento se è la stessa identica cosa? Quello che mi chiedo io a questo punto è: forse Gabriel è cambiato veramente oppure no? È stato il successo dopo il collegio che lo ha cambiato? Io vi dico la verità, quello che penso. Io credo che inevitabilmente il successo, la fama, la popolarità, chiamatelo come volete, un po' cambia le persone. Ed io credo che Gabriel sia semplicemente una persona che sta imparando a utilizzare i social, magari anche per lavorarci, magari anche per in un futuro iniziare un percorso da, non lo so, da vero e proprio creator, ed è quello che sta facendo anche con questi video in cui sì, va a baciare delle ragazzine, ma insomma è pur sempre un format e non è il primo ad averlo portato qui sui social. Ma quello che voglio dirvi è che forse Gabriel non è poi cambiato così tanto. Ma quello che penso è che forse Lisa Andrews conosceva un Gabriel diverso prima, perché appunto ha conosciuto una parte del suo carattere, una parte della sua persona, e magari Gabriel è tanto tanto altro ed Elisa non è riuscita in quei mesi in cui è stata assieme a conoscerlo. Non lo so ragazzi, fatto sta che fatemelo dire, tutti questi video mi hanno fatto volare verso l'infinito e oltre, anche perché quando si parla di Lisa Andrews da una parte e di Gabriel Rennis dall'altra, il dramma, il gossip, il dissing è assicurato. Oh mio Dio, sono super emotionated! Detto questo però, in queste ultime ore, poi staremo a vedere quello che succederà, proprio Gabriel, su Instagram credo, e non so se ho fatto lo screen, ma adesso controlliamo subito, ecco, infatti non ho fatto lo screen, ma adesso andiamo a vedere in diretta, in direttissima proprio su Instagram, se funziona il telefono perché ne faccio più qua, e dai! Lui dice, pubblica questo selfie e scrive: ok, ora basta, è arrivato il momento di raccontare le cose come stanno davvero. Tempo di finire l'allenamento e alle ore 8 uscirà il video. Quindi insomma ragazzi, questo video uscirà?
Cosa avrà da dire Gabriel Renis e soprattutto come risponderà Elisa Angius lo sapremo solo, lo scopriremo anzi, solo vivendo. A few moments later. Prima non eri così, infatti inutile anche che mi vai a dire è sputato nel piatto in cui hai mangiato, no, perché prima tu eri un'altra persona. Cioè raga, ma se stiamo a rendere conto quanto stiamo a casca in basso, adesso uno giudica una persona che non vede da mesi, perché io lì non ci vediamo da mesi, per dei video, ragazzi, che uno posta, e il profilo è mio, io sono liberissimo di postare quello che mi pare e piace a me, e non vuol dire che se io posto un determinato video sono una determinata persona, ragazzi, perché anche ho letto anche qualche commento e vi ricordo che social e vita reale sono due cose completamente diverse. Uno sui social può mostrarsi in un modo, ma essere in tutt'altro nella realtà. Poi ci tengo a chiarire una cosa che è stata raccontata male da Elisa, l'ha raccontato un po' a metà. Se io gli ho dato dell'immatura perché mi ha bloccato, non è tanto perché mi ha bloccato, perché a me me ne può fregare di meno, gliel'ho detto, se mi avesse bloccato prima non mi sarebbe fregato nulla. Me la sono presa perché lei mi ha bloccato dopo che io gli ho risposto alla storia, come dimostrasi questo screen, perché se mi avesse bloccato prima, regà, la storia non avrei potuto vederla e quindi non gli avrei potuto rispondere alla storia. Era come a dire voglio evitare qualsiasi confronto con te, non mi interessa, e io ho detto questo è stato un gesto immaturo, calcolando che non c'entrava nulla nella storia, e se avessi voluto fare una cosa veramente matura, come dice di essere, mi scrive in privato, gli avrei detto che non era per me, e visto che mi dice che la gente poteva pensare ce l'avessi con lei, avrei messo io stesso una storia in cui dicevo ragazzi tranquilli, non fraintendete, non è per Elisa. Ma siccome non avevo la coda di paglia, lei era proprio l'ultimo dei miei pensieri mentre ho messo quella storia, cioè non mi è proprio venuto da specificare, raga, perché io non devo giustificare le cose mie, perché vi assicuro che la vita mia personale, privata a livello sentimentale, voi non la sapete. E per vita sentimentale non intendo i video del bacio schiaffrega, perché quelli sono semplici contenuti che sto decidendo di portare almeno per il momento, ma comunque quello non mi deve interessare, raga, perché io sono libero di portare quello che mi pare e piace a me e che penso possa piacere alla gente. Ma non per questo uno si può permettere di giudicare e di che sto cambiato, che sono un'altra persona, di qua, di là, raga, perché la vita privata sentimentale mia è tutt'altra, ragazzi. Quelli sono dei semplici video stupidi, dei giochini stupidi che faccio per portare delle volte contenuti diversi e riportare, se mi va, bacio schiaffo in Italia, fine. Perciò se dobbiamo raccontare le cose, raccontiamole per bene, raga. E non parlate se non sapete, fatemi sta cortesia, raga, veramente. Comunque questo video non l'avrei neanche dovuto fare, però siccome vengo a sentire cose non giuste, non vere, o perché mi sono espresso male io, o perché non ha voluto raccontare come stanno davvero le cose lei. Comunque, raga, detto questo, pace e amore a tutti. Arrivati a questo punto, però adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io, ragazzi, mi affaccio più a seguire tutto questo dissing, perché veramente Elisa Angius e Gabriel Renis credo che si siano lanciati più frecciatine che altro in questo ultimo periodo. Ma noi li amiamo anche per questo. Vi dico che il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai! Saluta! Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!